Radicali e modaioli, un po' punk, un po' new wave, ma irriducibili nella loro sperimentazione elettronica. Difficilmente definibili, se non che erano una delle nostre video star, con tre video clamorosi girati a Bali. O era Bari? Non ricordo bene. Comunque sia, loro si chiamano Cristina Moser e Maurizio Arcieri, insieme in sintesi i Crisma. Maurizio, Cristina, i Crisma, bentornati a Mr. Fantasy. Anche per te. Vi ricordate che anno era il vostro filmato famoso videoclip a Bali per Mr. Fantasy? 83! Che avete combinato nel frattempo? Com'è andata? Siamo andati in America. In America abbiamo avuto una televisione nostra, analogica. Abbiamo fatto dei programmi televisivi. Adesso siamo degli ex voto. Abbiamo cercato di mantenerci in forma, decenti. Di mantenerci creativi, di mantenerci rincoglioniti come ci vedete. Questo per te. Proviamo a tornare alle origini. Sì. Negli anni '80, quando voi siete arrivati a Mr. Fantasy, Maurizio era già nel suo terzo decennio di carriera, che aveva cominciato negli anni '60, facendo anche da gruppo spalla ai Beatles quando vennero in Italia. Poi ne sono passati nel frattempo altri tre di decenni. E stai nel sesto, hai intenzione di smettere? Direi che è quasi impossibile. Io ho già smesso una cinquantina d'anni fa e non ho mai ricominciato. Come si passa dal pop alla musica d'avanguardia? La si inventa la musica d'avanguardia, soprattutto elettronica. E voi l'avete inventata? Sì, anche gli strumenti. E quali erano? Gli strumenti, per quello siamo ancora vivi, perché abbiamo fatto anche gli strumentini. Abbiamo fatto il primo sequencer con 240 note in memoria. Tre ottave. Con le chips di che cosa? 30 cents del frigorifero. Meno 4, 0 più 4. L'ho inventato io, Oxford. Come si diventa il Crisma? Allora, sì, abbiamo capito che si è Crisma, non è che si può diventare Crisma. Massarini, come si diventa Massarini? Non lo so. Si è Massarini. Si è Massarini, esatto. Uptown, tutti uptown. Quanti avete dei vostri videoclip a Bali? Clip bellissimi, tuttora sconvolgenti, belli. Belli stivali militari, ricordo. Esatto, bravo. Io niente invece, o quasi. Molto belli. Cristina, tu che sei molto attenta a queste cose, mi descrivi il look degli anni Ottanta? Il vostro e quello che c'era in giro? Sì, le ciglia finte sembravano vere. Maurizio? Tra il militare decadente, malato e il colore nero dappertutto. Senti, ma la gente ancora vi ricorda per quella musica lì, ma nel frattempo che altra musica avete fatto? Ma, per altri, per cuccioli. Musica per cuccioli. Cuccioli di?
cuccioli di mani, musicisti tipo piccoli. I Subsonica, abbiamo fatto nuove sessioni. Ma quelli sono già grandini, no? Però abbiamo collaborato con gruppetti assolutamente sconosciuti solo perché mi divertiva il pezzo. Gli divertiva il pezzo. Meglio Blade Runner o Metropolis? Blade Runner, abbiamo fatto un pezzo con Vangelis, per cui è come se fosse il primo nostra. Quarto d'ora della musica di Blade Runner, la mia composizione suonata con Vangelis, Suffocation. Meglio la musica elettronica o la musica acustica? Meglio la musica sinfonica, comunque. Meglio la musica. Videoarte o videoclip? Videoarte. Meglio il web o un atollo del Pacifico? Il web, nell'atollo del Pacifico, un satellitare con il web è perfetto. Meglio una canzone o un'opera rock intera? Opera rock intera, ma non è più probabile. Un'opera rock intera. Io sto facendo questa opera punk che non è mai finita, perché è proprio un'opera. Musica schifosa. È quella che diceva, la musica brutta. È un complimento opera. O una recensione? È una recensione. Trasgressione o tradizione? Trasgressione unita alla vecchia trasgressione. Trasgressione, quindi. Sì. Niente. Direi proprio. Perché lei dice niente? Perché lei è un'altra persona, non è non dentro, sono siamo mica uguali. Siamo mica appiccicati. Cioè, non mica siamo neanche parenti. Esatto, non siamo parenti. Ma vi siete mai sposati voi? Sì, non in chiesa, è stata l'ultima volta che sono entrata in quei posti. Allora siete parenti? No, non è vero, non ci credo. Per cui il matrimonio non rende parenti, No. Il matrimonio rende ostili. Cosa c'è avanti adesso? Niente, ecco. Nulla. Noi siamo molto interessati all'avanti, come sempre. E penso che non ci sia quasi nulla di nuovo, tranne il nuovissimo. Che cos'è il nuovissimo? Ma il nuovissimo sarà... Vasari, dimmelo tu. Il nuovissimo, lo so io, è quel passaggio in cui si può diventare immortali, cioè fino all'anno tot si moriva, dopo non si muore più. Quello è il passaggio. Quello è una delle cose carine, sì, infatti. Maurizio, Cristina, sì? Crisma. Grazie, è stato un piacere. Ne abbiamo abbastanza.